Alle 4 di mattina del 5 settembre 1906, Ludwig Boltzmann si ritrovò a passeggiare mezzo intirizzito, scalzo e in pigiama, sull'orlo della costa rocciosa di Duino. Il sole, immobile, bianco, non voleva saperne di alzarsi. Così tutto, mare, cielo, vegetazione sui dirupi, era immerso in un'indistinta zuppa color latte. Gli parve persino di sentirlo nelle narici, l'odore del latte bollito frammisto a quello della salsedine, e la nausea gli risalì nell'esofago. Emise un rantolo asmatico, anzi, un vero e proprio sibilo, come una freccia appena scoccata. E senza più braccia, né gambe, né quel suo ingombrante ventre flaccido, iniziò a volare. Una folata proveniente dal mare lo fece deviare verso l'entroterra. A un tratto, per via delle stille gelate che lo imperlarono tutto, fu certo di sorvolare le Alpi della Carinzia. Riconobbe i tetti di Graz, l'odore del mercato, il frastuono della torre dell'orologio, che batté 5 colpi interi e uno breve per la mezza. Quel mezzo rintocco lo sbalzò ancora, facendogli nuovamente cambiare direzione. Non distinse più il su, il giù, la destra e la sinistra. Si sentì al sicuro solo quando avvertì l'aroma di caffè e di buchtel freschi, ripieni di marmellata, e strizzando gli occhi riconobbe il Duomo di Santo Stefano e la collina del Kahlenberg. Era a Vienna. Provò un gran freddo mentre riprendeva le proprie bolse e molli sembianze umane, e senza riuscire più a muoversi iniziò una rapida discesa, rasentando con le ginocchia i vialetti bianchi a semicerchio prima di andare a schiantarsi contro una lapide. Avvertì uno scatto e l'enorme testa di un uomo barbuto su un busto di marmo, la bocca serrata e gli occhi fissi, iniziò a ruotare, adagio, al suono di un carillon. Ludwig, ancora in pigiama, scalzo e contuso, fissò incredulo l'enorme giostra marmorea, riconoscendo una delle 12 variazioni in do maggiore sulla canzone francese «A vous dirai-je maman». Nonostante avesse gli occhiali sul naso, la formula incisa sulla lapide sotto il busto gli apparve molto sfocata. S uguale K log W. «Oh, buon Dio, devo essere in anticipo», pensò. Provò un irrefrenabile desiderio di tornare indietro, nel suo letto, sotto la coltre calda. Al risveglio, capì che il tempo non viaggia affatto in un'unica direzione. Peccato che fosse ormai troppo tardi.